Ottimo! Quel tubo è proprio quello che ci voleva. Ok, voi due, ascoltate. I ragazzi hanno sparpagliato le provviste in tutta la città. Andate a cercarne quante più potete. Ah beh, certo. Non avete molto tempo, ma se trovate un orologio, prendetelo. Vi darà un po' più tempo. Ah! Beh, non state lì impalati! Via, via, via! È una corsa a tempo, fantastico. Via, via, via! Stavolta usiamo Alex. Oh no! No, 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 no. No, perché queste cose? Io le... Roba è bellissima, Alex! Roba è bellissima! Bellissima. Ma io posso cambiare... cioè, giusto per... No, non posso cambiare, giustamente lo immaginavo. Però... Cos'è quella? Ho trovato una figurina di Alex. Abbiamo ancora 10 secondi. Oh, oh, i fuochi d'artificio. Va bene, questa che è durata molto meno mi è andata meglio. Lo accetto. Bene, Alex e Marty, è importante. I ragazzi hanno individuato la più grossa fetta del mondo proprio qui a Roma. Andate a prenderla e portatemela qui. La fetta, però non ha specificato di cosa. Raccoglitori di formaggio, portatemi altri 10 paia. Julian, te le tiro in faccia le scarpe, qua, dritto in faccia. Giusto questa volta, il mio. Sono pieno di vesciche. Te le tiro qua le scarpe, Julian. E andiamo con Alex. Guarda che bella la Roma. Ma in questa zona di Roma, dove sarà il Colosseo? Cioè, l'altra volta l'abbiamo visto. Non era tanto lontano. Passo per le strade di Roma. Attaccatemi a una biga. Non credo che qui ne abbiano ancora, Marty. Non penso proprio. Legno e cartelli, siamo già a posto. Ci manca un formaggio e ancora 10 scarpe. Ma ci servono anche... Ho capito! La città è tutto l'insieme di questo mondo, diciamo, in questo caso il mondo di Roma. La collezione invece è la zona e la missione cambia ogni volta da missione. Quindi, in questa zona ci sono tot stelle, tot palloncini. Nella zona dell'altra volta che siamo andati con Gloria e Martin e con Gloria e Melman, c'erano tot oggetti da collezione, ma gli oggetti del mondo erano quelli. Sto gioco più lo gioco più mi confonde. Vediamo se con Alex posso arrivare dall'altra parte e se c'è un motivo da andare da questa parte. Sicuramente c'era un modo più semplice per arrivarci. No, in realtà no. Incredibile che ce ne serva. Ma forse sì. Forse c'era tipo una rampa, non lo so. Però intanto abbiamo già trovato una scarpa. Ottimo. Prendi il legno, anche se non ci serve più. Qui c'è qualcosa, altro legno. E anche un cartello da poter mettere giù. Anche se tanto non ci serve. Però, come ho detto l'altra volta, è strano. Perché una roba del genere... Merda. Una roba del genere poteva essere semplicemente fatta con i cartelli in questa zona sono tot e i cartelli in quest'altra zona sono un altro tot. Ok, ce l'ho fatta, pensavo di non farcela. Bastava semplicemente mettere in ogni zona come le monete in tutti gli altri giochi. Che era una cazzata, cavolo, l'hanno fatto fin dai tempi della PS2. Potevi mettere che tot monete sono lì. In questo caso tot palloncini, tot legno. Sono lì e nel completamento del gioco... Il suo 100% devi trovare in totale 150 di legno, 200 scarpe, 3000 palloncini del cavolo. Qua serve Alex perché posso fare un doppio salto, ma qui possiamo fare una corsetta con Marty. Vediamo dove finiamo. Dall'altra parte del tettuccio, ottimo. Attenzione, dov'è la calappia? Eccolo là. Quindi dobbiamo fare attenzione a scendere. Scusami. Ah, ok. Cosa è successo? Ah, ecco, ho fatto abbassare il palo così Alex può passare. Bravissimo, Marty. Allora, posso dire che però, con sincerità, sotto molti punti di vista, ad esempio la cooperazione fra più personaggi, questa è una cosa carinissima, cioè è fatta bene, cavolo.
lo apprezzo una roba del genere. Non sono tanti i giochi in cui devi controllare più di un personaggio per risolvere un puzzle, Alex, che fa passare l'altro. Se anche quella psicopatica fosse qui. Già, è proprio ovunque. Mi ha fatto ridere la scena in cui il compagno ti apre la strada per l'altro compagno. È una cosa fatta bene. Lì c'è un palloncino che ho dimenticato. Dai, non mi metto a far scendere Marty, perché tanto in questa zona dopo ci torniamo, visto che la chiusura della missione è là. Alla fine, i giochi cooperativi, diciamolo così, a me stanno sulle balle. Stanno veramente sulle balle. Giocare per forza con un altro o dover controllare più personaggi, Marty, che ne pensi, in una botta sola, perché devi farlo. È assolutamente fantastico. Ma perché tutti devono parlare di Melman e Gloria come se fosse, cioè, il grande evento del secolo? Si sono messi assieme, basta, cioè, fine. Sai quanti amici alla fine si mettono assieme? Pochi, in realtà. Ad esempio, un gioco bello cooperativo, che però a me sta sul cazzo perché devi per forza farlo con qualcuno, e se quel qualcuno lo giochi male, poi alla fine ti fa passare la voglia anche di continuarlo o di giocarlo. A Way Out, concettualmente è fatto bello, ma proprio, cioè, è bello il senso di quel gioco. Ho paura che qua mi beccano. No, non mi ha beccato, perfetto. Però quello sì, cioè, se lo faccio adesso qua mi becca. Cioè, il concetto di A Way Out è carino perché devi per forza giocarlo in due nello stesso momento. Ma se lo giochi con la persona sbagliata o lo vivi male quel titolo, ti fa passare veramente la voglia. Questo fortunatamente puoi giocare con un altro giocatore, ma non è obbligatorio, e soprattutto non serve a completarlo in maniera perfetta, perché puoi farlo benissimo giocando da solo. Ci sono un sacco di palloncini qua a terra. Dopo devo tornare con Marty, me lo devo ricordare. Intanto la corsa alle scarpe continua. Cavolo, qua. Aspetta, qua mi vedono. No, incredibilmente non hanno una vista così ampia. Scusami, e se passo di qua? Scappa! Merda! Ok, venite, forza! No! Ne abbiamo preso uno! Neanche io mi riconosco! No, dai, ti prego! Non mi puoi dire che ti fai... che ti fai fregare così! E io scappo, guarda! Vado a vedere cosa c'è da questo lato. Tanto loro corrono e io zampetto via. A questo circo ci andrei. Incredibile che ce ne serva. E io continuo a scappare, tanto non riescono manco a prendermi. Proverò, voglio dire, sulle insegne. Presto. Scusami, ecco fatto. Salta, bravissimo. Allora, c'è qualcos'altro che posso fare in questa zona? Sì, posso. Non lo vedo. Oscillare. C'è Dubuali. Oh, merda! Scappa! Via calapiatori, attenzione! Cavolo! È ora di mimetizzarsi. Avete visto niente? Non mi preoccupo, ci penso. Scappa, scappa, scappa! Questo, ok, questa è stata una mezza sorpresa. Non mi aspettavo che Dubois arrivasse effettivamente, ma carino come dettaglio. Comunque c'è da dire che i prompt di comando di questo gioco non sempre sono reattivi come dovrebbero. Vai così! E ora salta di qui, Alex, perfetto. Ora rimane il problema di come apro la strada a Marty, semplice saltando sui lampioni. Il gioco me lo dice. Allora, quanti siamo di stelline? 7, perfetto. Siamo a metà strada con le stelline. E invece 6 palloncini. Ma ci sono un sacco di palloncini per terra, quindi quelli non mi preoccupano. Che bravo sono. Quelli non mi preoccupano di trovarli. Mi preoccupano più le scarpe. So, per chi è le scale per qualche motivo. Però siamo a 8, quindi in realtà sarà molto più semplice di quanto non sembri. Ricordiamo che è comunque un gioco per bambini. Meno male che questa roba è sparsa ovunque. Ok, lì c'è un'altra scarpa. Credo di dover continuare con questo lato con Alex. Però prima andiamo con Marty. Eccoci. Ma perché sei sceso, Alex? Comunque grazie, perché non avevo visto questo paio di scarpe. Grazie di essere sceso allora. E ancora una volta, Marty, tocca a te. Scusa un attimo. Ah, qua è dove ero prima. Qua è dove stavo scappando. E lì c'è una stellina.
Vabbè, me la ricordo dopo nel caso questa. Se dopo voglio prendere una stellina che mi manca, ecco qua l'ultima scarpa, perfetto. Questa roba, ma abbiamo tutto. Non so perché gli serva, ma ce li abbiamo. Oh, che cosa succede? Trovi un sacco di legna se stai aiuto. Attento. La telecamera? Gioco? Va bene. Guardala che si blocca a cazzo di cane. La odio questa cosa. Ah, Marty? Marty, scendi! Che cacchio fa il gattino spaventato sull'angolo? Giugami, ecco un altro paio di scale. Non cadere. Non cadere, che sennò dobbiamo rifarci tutta la strada. Ma se tipo dessi un calcio a Dubois, si farebbe male? Secondo me no, è come Terminator. Più la uccidi, più lei ritorna. Altro palloncino. Sì, qua è come dicevo, dobbiamo fare il giro con Alex e riappare esattamente Alex, una mano qui. Mi farebbe comodo. Scusami. Ma ci arrivi? Che cosa ti serve una mano da Alex? Perdonami. Alex, vuoi aiutarmi o no? Dove cavolo sei finito, Alex? Cose che succedono quando riappari. Ora, risaliamo, come stavo dicendo. Sopra di questi, l'obiettivo è là dentro. Ma ci conviene fare il giro, non ci conviene saltare dentro. Oh, che bravo. Quante stelle ci mancano? Ci mancano 3 stelline, di cui una è qua. E una l'abbiamo vista lì sotto. Quindi ce ne mancherebbe poi una. E vai. Ed eccomi infine qui, mio caro Marty. Ah, eccolo là, Dio mio. Ho detto dove è finito, non dirmi che è caduto di sotto. Di cosa avevi bisogno, Marty? Ah, parlavano del numero, non di Melman e Merman e Gloria da soli. Ok. Eccola lì l'ultima stellina, perfetto. Altra legna. Forte. Forte. Abbiamo trovato del legno e abbiamo trovato anche del formaggio. Così abbiamo trovato anche la merda, la penultima stellina. Come faccio ad aprirlo? Forse con Marty che gli dà un calcio, può essere. Vediamo. Solo una considerazione per ecco me. Fatto, bravissimo Marty. Allora Alex, ti chiedo per favore, anzi prima Marty, così prende il palloncino. Ti chiedo Alex, dove sei? Di salire di nuovo qua sopra. Ecco fatto. Perché così torniamo indietro. Torniamo indietro. Forse non posso tornare indietro. Vabbè, ma se mi butto di qua. Ecco fatto, perfetto. Sono riuscito a incastrarmi. Se mi butto di qua, come stavo dicendo, dovrei arrivare giusto giusto dove c'è la mia ultima stellina. Oh. Ai. Tocca a Marty invece farsi la strada. Come faccio ad arrivare lì però? Cioè a quel palloncino come... Ah, ma dai, che palle. Perché Marty, quando passate voi non succede niente. Passo io, mi vedono tutti. Ma Marty? Eccolo. No. Cos'è servito quel... Va bene tutto, ma cosa mi è servito il salto su quel coso se alla fine bastava che gli passavo accanto? Guarda, troppe domande effettivamente. Troppe domande a cui non troverò mai una risposta. Però troverò un sacco di palloncini, quindi anche l'obiettivo di Marty sarà completato. Ancora un palloncino e ci siamo. Ma non so perché in questa zona per Marty e Gloria è pieno di palloncini e fiori. Per tutti gli altri invece un dito nel culo bagnato. Ottimo, Marty e Alex completati, scarpe trovate, formaggio trovato, tutto fatto. Possiamo felicemente tornare al nostro obiettivo della missione. Zompettando come si deve, eccoci qua. Tan tan. Ok, i ragazzi hanno sparpagliato di nuovo le provviste che ci servono in giro per la città. Sapete di cosa parlo? Prendete tutte quelle che potete prima che il tempo scada. Ottimo. Ora, se volete scusarmi, devo mangiare il formaggio. Ah beh, certo. Noi sgobbiamo e tu mangi il formaggio. Vediamo chi sarà questa volta. Alex? No, Marty e Melman. Va bene, facciamo Melman. Corri, Melman. Prendiamo tutti i palloncini più semplici che troviamo. Quello è un orologio, ottimo. Abbiamo solo 40 secondi.
Aumenta di 5 secondi l'orologio. Non è che mi aspettassi chissà cosa, effettivamente. Ma tra l'altro, ogni tanto, anche l'altra volta, ci sono delle figurine o dei biglietti a questo punto che si trovano. Chissà cosa servono i biglietti, forse fanno più punteggio, non lo so. Marty comunque sta recuperando piano piano. Guarda, qua c'è un altro. Allora, scusami, a questo punto... Sì, è solo tanti punti e basta i cosi, i biglietti. Lì c'è una... Ah, lì ci sono i fuochi d'artificio. Varranno sicuramente un sacco di punti. Ecco, lì c'era un altro orologio, tra l'altro. Che, aspetta un secondo, tra l'altro. Guarda le stelline sotto. È riempito a 2 stelline su 5. In un altro minigioco io le ho viste tutte quante accese. Questo vuol dire che più punti fai, più si accendono. Ma scusami, in 40 secondi e con la velocità che hanno loro, cosa si aspettano che faccia con quella velocità?